Ciao ragazzi e bentornati. Io sono Nivek e questo è un nuovo video su Clash of Clans. Cosa? Non mi trovo più nel mio clan? Non mi trovo più nel DNA Italy? Ah sì, è vero, avete ragione. Ho dimenticato di dirvelo. L'ho abbandonato. No, non è vero, state tranquilli. Siccome nel DNA, giustamente, le guerre si fanno solo con entrambi i reali attivi ed io attualmente ho il re in aggiornamento, sono uscito un attimo a fare un giro. Ora mi trovo nel Death Soul, un clan di amici, molti li conosco anche nella realtà. Se volete entrarci, questo è il tag. Spesso ci passo, quindi potreste anche vedermi. Comunque, perché sono qui? Per girare un video, o forse addirittura due. Nel frattempo ho partecipato a due guerre, ed è capitato di tutto. Ho deciso quindi di fare un video supplementare sulla fortuna? Sì, dai, chiamiamola così. Sulla fortuna di certi attacchi in guerra. Vi commenterò gli attacchi senza mostrarvi prima il risultato finale, in modo da avere un minimo di suspense, un po' come se fosse un attacco in live, ecco. Ditemi se questo metodo vi può piacere, a mio parere dovrebbe coinvolgervi ancora di più. Che attacchi andremo a vedere? Ve ne mostrerò tre. Uno a un municipio all'8, un altro a un municipio al 9 e l'ultimo a un municipio al 10, questo fatto da me. Ok, direi di iniziare. Anzi, prima di iniziare volevo ringraziarvi perché da poco abbiamo raggiunto le 200.000 visualizzazioni totali. Grazie mille a tutti. Nell'ultimo periodo stiamo raggiungendo dei traguardi enormi, davvero. Direi di essermi dilungato davvero tanto. Quindi iniziamo dall'attacco contro il municipio all'8. Eccoci, allora l'attacco come possiamo vedere è stato fatto con un go wipe, ovvero golem, pekka e maghi. In più utilizzerà due furie e una cura. Allora vediamo un po', l'attacco inizia da questo lato e vengono posizionati due pekka, a seguire tutti i maghi messi in riga. Vediamo nel frattempo dal castello del clan esce un drago di livello massimo seguito da un paio di arcieri. Allora, inizia con una prima furia, i maghi però non vengono coperti quindi sono colpiti dal mortaio, nel frattempo avanzano un paio di spaccamuro, ha posizionato i pekka che, anche se ci sono le mura aperte, iniziano a fare il giro, cioè bellissimo. Nel frattempo gli spaccamuro procedono, beccano trappole su trappole, ma comunque riescono ad aprire le mura verso il municipio. Peccato solo che questi pekka stiano facendo il giro. Vabbè, vediamo un po'. Mi sa un po' di fail. Vediamo un po', allora c'è ancora un mago, c'era, no, tutto fuori, c'è solo questo mago, i pekka che stanno facendo il giro e il golem. Ah no, ha posizionato il castello del clan e ha fatto fuori una capanna del muratore. In più sono usciti un paio di scheletri che vengono dalle streghe che ho donato io. Sì, ho sprecato un po' di risorse in questa guerra. Vediamo un po'. Ancora una cura e una furia, magari può sperare nel miracolo. Si stanno avvicinando al municipio che aveva aperto quegli spaccamuro. Posiziona una cura, posiziona anche una furia. Il municipio viene colpito un po' da tutto. C'è questa strega praticamente immortale perché continua, no, muore come non detto. Manca veramente poco al municipio. Vediamo se quest'ultima strega ce la fa. Manda avanti gli scheletri, colpisce, viene colpita dal mortaio, ma no, proprio poco prima di morire riesce a buttarlo giù, evita il fail e fa addirittura 2 stelle, nonostante i golem e i pekka avevano fatto quel giro un po' strano all'esterno del villaggio. Ok, velocizziamo, facciamo finire l'attacco e direi che ci andiamo a vedere il prossimo replay. Direi di andare a vedere il mio replay contro il municipio al 10. Sì, dai. Ok, eccoci al mio attacco. Allora, vi dico già innanzitutto che l'ho fatto veramente male, però ho avuto veramente fortuna, quindi non è andato proprio malissimo. Allora, come al solito sono andato con un Lava Lunion e ho posizionato degli sgherri per fare un minimo di percentuale. Qua contro questi primi sgherri c'è anche il Volano che rompe un po', però comunque non può fare niente perché non può far danno. Quindi posiziono gli ultimi sgherri negli ultimi punti morti, dove appunto le difese non li possono colpire, e cerco di fare un po' di percentuale. Qua i punti morti sono veramente tanti, infatti arrivo addirittura al 10%, che non è veramente niente male, perché a questi livelli è importantissima anche la percentuale, perché magari rischi di far
la prima stella tirando giù il municipio, ma non fai la seconda per colpa della percentuale. Ecco, come dicevo, qua ho fatto veramente male l'attacco perché ho posizionato malissimo le mongolfiere, volevo metterle anche da quel lato, ma non le ho messe per non so quale motivo, e quindi ho sprecato anche una furia. Qua invece questa furia prende bene tutte le mongolfiere, congelo un inferno, una difesa aerea e una Tesla, stessa cosa da quel lato, purtroppo non sono riuscito a prendere anche l'altra difesa aerea, non so se era umanamente possibile o sono semplicemente io che speravo troppo. E invece qua inizio a mettere i primi spaccamuro per distrarre un po' il castello del clan e magari cercare di aprire le mura per la mia regina. Qua cos'è che è rimasto? C'è il drago che ormai praticamente è morto, uno sgherro che continua ad attaccare indisturbato e la regina che spero vada in qualche strano modo sul municipio, anche se c'è molta roba davanti. Comunque se la sta prendendo con il castello del clan, ora si impunta contro la difesa aerea e ora c'è qualcosa di spettacolare, ragazzi, guardate, si mette in obliquo per colpire il municipio. Cioè, quando mai vi capita una cosa simile? Solitamente la regina si mette a fare i giri più strani per evitarlo, invece questa volta si mette addirittura in obliquo per puntarlo, lascia stare il mortaio, la difesa aerea, tutto il resto, e si impunta contro il municipio. Qua la regina sta per morire, quindi decido di attivare il suo potere, però i suoi arcieri attivano delle trappole, attivano gli scheletri, ma proprio prima di indirizzarsi verso di loro tira giù il municipio e mi prendo le mie due stelle. Cioè, veramente tanta fortuna, anche immeritata, perché l'attacco questa volta, lo ammetto, lo stavo facendo veramente male, ho messo le mongolfiere giù, uno schifo, colpa dei miei ditoni, ma pazienza. Allora, passiamo all'ultimo attacco contro il municipio di livello 9. Prima di iniziare facciamo un attimo il punto della situazione. Per ora vi ho mostrato due replay, un Go Wipe e un Lavalunion. Entrambi gli attacchi da due stelle, uno contro un municipio al 10, mentre l'altro contro un municipio all'8. Tutti e due attacchi molto fortunati, dove in uno le streghe hanno fatto veramente tanto, nell'altro invece la mia regina ha fatto veramente tanto. Quindi, cosa ci dobbiamo aspettare in questo attacco? Boh, possiamo solo saperlo vedendolo. Allora, facciamo iniziare l'attacco. Anche qua si tratta di un Go Wipe. Questa volta però, appunto, fatto a un municipio di livello 9. Allora, sono stati posizionati i golem appunto in dei punti diversi, uno per lato, uno centrale. E poi ha fatto due righe di maghi. Qua ormai si inizia un po' a pulire tutto, quindi inizia a mettere i P.E.K.K.A. e i reali che vanno un po' più al centro, ecco, non dovrebbero fare un giro molto stupido. In più esce dal castello del clan un P.E.K.K.A. di livello 5, sempre mio, vorrei ricordarlo. Qua invece ha buttato una furia, c'è lo scontro col castello del clan, quindi si aiuta anche con una cura, e penso sia un assalto, no, semplicemente sono entrate di forza. E l'attacco prosegue, attiva il potere della regina, siamo già a una buona percentuale, 47%, siamo arrivati al 50 e ci siamo guadagnati le due stelle, vediamo, magari riusciamo a fare anche qualcosa di più. Allora, c'è il re che praticamente è quasi morto, cosa c'è ancora in vita? Qualche maghetto, c'è un golemita che è esploso, ok, quella era un assalto, quindi stavo dicendo stronzate prima, lasciamo stare. C'è ancora un P.E.K.K.A. di livello 4 in vita, c'è il mio P.E.K.K.A., c'è un golem di livello 4 mi pare, sì. In più la regina colpisce là sopra, siamo al 76%, c'è ancora in piedi il mio P.E.K.K.A. che sembra essere veramente forte, sembra immortale, io non l'ho praticamente mai usato, vabbè, inizierò ad usarlo da oggi, ok? Allora, quindi siamo solo con un P.E.K.K.A., una regina e un golem. Vediamo se ce la facciamo, il P.E.K.K.A. intanto distrugge tutto con solo un colpo, è veramente incredibile, sembra immortale anche se non ha più vita. Vabbè, siamo al 90%, forse ce la facciamo, c'è solo una torre dell'arciere e quel golem praticamente fermo, ci servirà, boh, rimarrà lì fermo tutto l'attacco, possibile. Allora, il P.E.K.K.A. intanto si apre la strada e la apre anche alla regina che era veramente lenta, quindi regina prosegue, ecco, ho detto proprio ora che era veramente lenta, invece si mette davanti al P.E.K.K.A. così muore e faremo una fatica assurda a fare le nostre tre stelle. Ecco, è morta, è morto anche, boh, vediamo, magari col golem riusciamo a guadagnarci la nostra ultima stella, magari con l'esplosione, vediamo un po'.
tanto viene colpito, no, con i pochissimi punti danno che fa il golem riusciamo ad andare a vincere. Vabbè, dopo questo 100% bellissimo, non so veramente cosa dirvi. Anzi no, una cosa ve la posso dire, siamo arrivati alla fine del video. Quindi niente, spero vi sia piaciuto, ho cercato di fare una cosa un po' più diversa dal solito, ecco. Quindi se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, ditemi cosa ne pensate di questo metodo per mostrarvi i video. E se il video vi è piaciuto condividetelo. Noi come al solito ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi se non lo siete già.